con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 27 dicembre 1918. In questi giorni passati non avevo segnato nulla sulla carta di ciò che Gesù mi aveva detto. Mi sentivo una mala voglia e Gesù nel venire mi ha detto: «Figlia mia, perché non scrivi? La mia parola è luce, come il sole splende in tutti gli occhi, in modo che tutti tengano luce sufficiente per tutti i loro bisogni. Così ogni mia parola è più che un sole, che può essere luce sufficiente, che illumina qualunque mente e riscalda ciascun cuore. Sicché ogni mia parola è un sole che esce da me, che per ora serve per te, scrivendola servirà per altri. E tu col non scrivere vieni a soffocare questo sole in me ed impedire lo sfogo del mio amore e tutto il bene che potrebbe fare un sole. Ed io, ah mio Gesù, chi è che andrà a calcolare sulla carta le parole che tu mi dici? E lui, questo non sta a te, ma a me. Ed ancorché non venissero calcolate ciò che non sarà, i tanti soli delle mie parole sorgeranno maestosi, mettendosi a bene di tutti. Invece col non scrivere impedisci che il sole sorga e faresti tanto male, come se uno potesse impedire che il sole sorgesse sull'azzurro cielo. Quanti mali non farebbe alla terra? Quello alla natura e tu alle anime. E poi è gloria del sole splendere maestoso e prendere come in mano la terra e tutti con la sua luce. Il male è di chi non ne approfitta. Così sarà del sole delle mie parole, sarà gloria mia far sorgere tanti diversi soli incantevoli e belli quante parole dico. Il male sarà di chi non ne approfitta. 2 gennaio 1919.
Questa mattina il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere sotto una tempesta di colpi e col suo sguardo dolce mi guardava chiedendomi aiuto e rifugio. Io mi sono lanciata verso Gesù per sottrarlo da quei colpi e chiuderlo nel mio cuore. E Gesù mi ha detto: figlia mia, la mia umanità sotto i colpi dei flagelli taceva, e non solo taceva la bocca, ma tutto in me taceva. Taceva la stima, la gloria, la potenza, l'onore. Ma con muto linguaggio ed eloquentemente parlava la mia pazienza, l'umiliazione, le mie piaghe, il mio sangue, l'annientamento quasi fino alla polvere del mio essere. Ed il mio amore ardente per la salute delle anime metteva un'eco a tutte le mie pene. Ecco, figlia mia, il vero ritratto delle anime amanti. Tutto deve tacere in loro e intorno a loro. Stima, gloria, piaceri, onori, grandezze, volontà, creature. E se le avesse, deve essere come sorda e come se niente vedesse. Ed invece deve sottentrare in lei la mia pazienza, la mia gloria, la mia stima, le mie pene. Ed in tutto ciò che fa, che pensa, che ama, non sarà altro che amore, il quale avrà un eco solo col mio e mi chiederà anime. Il mio amore per le anime è grande. E siccome voglio che tutti si salvino, perciò vado in cerca di anime che mi amino e che, prese dalle stesse follie del mio amore, soffrono e mi chiedano anime. Ma ahimè, quanto scarso è il numero che mi dà ascolto. 4 gennaio 1919. Continuando il mio solito stato, stavo tutta afflitta per la privazione del mio dolce Gesù. Cercavo però di starmi unita con Lui, facendo le ore della passione. Era proprio quella di Gesù sulla croce, quando al meglio l'ho sentito nel mio interno, che giungendo le mani con voce articolata ha detto: Padre mio, accetta il sacrificio di questa mia figlia, il dolore che sente della mia privazione. Non vedi come soffre? Il dolore la rende come senza vita, priva di me, tanto che, sebbene nascosto, sono costretto a soffrirlo insieme per darle forza, altrimenti soccomberebbe. Deo, Padre, accettalo, unito al dolore che sentii sulla croce quando fui abbandonato anche da te, e concedi che la privazione che sente di me sia luce, conoscenza, vita divina nelle altre anime, e tutto ciò che impetrai col mio abbandono. Detto ciò si è nascosto di nuovo. Io mi sentivo come impietrita dal dolore, sebbene piangendo ho detto: vita mia Gesù, assi dammi le anime, ed il vincolo più forte che ti costringa a darmele sia la pena straziante della tua privazione, e questa pena corra nella tua volontà finché tutti sentano il tocco della mia pena ed il mio grido incessante e si arrenda. Onde verso sera il benedetto Gesù è venuto appena ed ha soggiunto: figlia mia, rifugio mio, che dolce armonia faceva la tua pena oggi nella mia volontà. La mia volontà è in cielo, e la tua pena, trovandosi nella mia volontà, armonizzava in cielo, e col suo grido chiedeva alla Trinità sacrosanta anime. E la mia volontà, scorrendo in tutti gli angeli e santi, la tua pena chiedeva a loro anime, tanto che tutti sono rimasti colpiti dalla tua armonia ed insieme con la tua pena hanno gridato tutti innanzi alla mia maestà: anime, anime. La mia volontà scorreva in tutte le creature, la tua pena ha toccato tutti i cuori ed ha gridato a tutti: salvatevi, salvatevi. Questa mia volontà si accentrava in te come fulgido sole e si metteva a guardia di tutti per convertirli. Vedi che gran bene? Eppure chi studia di conoscere il valore, il prezzo incalcolabile del mio volere? Ecco, quest'ultima frase che Gesù ha pronunciato potrebbe essere un ottimo punto di partenza per l'udienza, per l'odierna meditazione, considerando anche il contenuto e il tenore dei capitoli che precedono questo terzo ed ultimo che abbiamo appena letto. Chi si studia di conoscere il valore, il prezzo incalcolabile del mio volere?
La divina volontà, il mondo della divina volontà, il cielo sarebbe meglio dire della divina volontà, questi si chiamano libri di cielo. Contattare la divina volontà o contattare il cielo è esattamente la stessa cosa, tanto è vero che riguardo il fiat santificante, il cosiddetto fiat santificante, il fiat santificante tutti sappiamo che non è altro che il fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, come in cielo. Così in terra, quindi questa vita divina, questa vita di cielo, da vivere già sulla terra, con questa partecipazione, evidentemente da ben comprendere che l'anima può vivere operando nel divino volere degli attributi divini, si capisce benissimo, ecco, per esempio quello che Gesù mostra attraverso quell'esperienza dolorosa di Luisa in quest'ultimo capitolo. La terribile sofferenza della privazione di Gesù è spettacolare quello che Gesù dice. Non è altro che il modo con cui la creatura partecipa lo stato di abbandono che Gesù viveva sulla croce. E evidentemente che cosa, come opera questo stato, no? Un peccatore è una creatura che abbandona Dio, attenzione, e conseguentemente sente il vuoto, il dolore di una vita senza Dio, non perché Dio l'ha abbandonato, ma perché lui ha abbandonato Dio, ma il vuoto di una vita senza Dio lo sente. La tristezza, la semidisperazione o a volte proprio la disperazione, che provoca delle sofferenze atroci. E la creatura sciocca, bestemmia molte volte in quelle circostanze perché ne fa una colpa all'Altissimo, pensa che Dio l'abbia abbandonato, ma così non è. Ora, sentirsi privati, potremmo dire, no? Certo che la presenza di Luisa, la presenza di Gesù come la viveva Luisa, è un fenomeno straordinario, quindi nei fenomeni straordinari tutto è grazia, no? Quindi non si può avere la benché minima pretesa di nulla. Ecco, però noi sappiamo che anche nelle grazie straordinarie funziona come nella grazia ordinaria. Se per esempio una persona si comportasse male, fosse ingrata o peccasse o non valorizzasse la grazia straordinaria, il cielo la toglie, questo è sicuro. D'accordo? Perché nello straordinario le leggi sono le stesse che nell'ordinario, no? Se una persona pecca mortalmente, la grazia di Dio la perde. E se una persona si rende indegno di un dono straordinario, Gesù glielo toglie. Questo proprio è matematico. Ma Luisa non stava in questa condizione. Quindi Luisa non si era resa indegna della presenza di Gesù, ma lui gliela faceva sentire sempre più spesso, con il proseguire del tempo, la pena dell'assenza sensibile, che come tante volte abbiamo meditato, è un tormento atroce, insomma, per le anime che sanno di cosa si tratta. A noi che non ci appare il nostro Signore Gesù Cristo, certo, se uno ci si mette a pensare potrebbe dire quanto mi piacerebbe che mi apparisse, ma non è che io che muoio di dolore se nella giornata non mi è apparso il nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché noi ce lo possiamo sognare, ce lo possiamo rappresentare, ma non ci rendiamo conto di cosa significa, insomma, stare alla presenza di Gesù, parlargli a cuore, guardarlo, scambiare dei gesti affettuosi con lui, eccetera, no? Se uno se ne rendesse conto, essendo questa veramente un'anticipazione reale della beatitudine del paradiso, quando questo non ci fosse, uno impazzirebbe dal dolore. Allora Gesù ti spiega, tu stai partecipando al mio stato d'abbandono. Quindi Gesù in croce si è sentito abbandonato dal Padre. Perché? Per sperimentare su di sé e quindi riattirare la grazia nei cuori di coloro che non sono abbandonati da Dio, ma che abbandonano Dio e quindi sentono di sponda il vuoto e l'orrore di una vita senza Dio. L'antichissima tradizione di velare le statue e le immagini sacre durante il tempo di passione, quindi dalla settimana prima della Domenica delle Palme in poi, uno degli effetti è proprio questo, è una rappresentazione, come dire, è brutto, no? Entrare in una chiesa, vedere, cioè non vedere un crocifisso, non vedere un'immagine sacra, vedere le coperte, no?
Ma che cos'è quello? Quello è lo stato interiore di chi nostro Signore Gesù Cristo l'ha coperto, l'estate l'ha coperto, cioè vive senza di loro, d'accordo? Vive come se loro non ci fossero. Quindi ed è questo ciò che ha vissuto Gesù, appunto nel suo stato di abbandono. Quindi è un farci noi, come dire, partecipi, attenti anche, in questa meditazione dolorosa ma fruttuosa, del vuoto di una vita senza Dio. Allora, questo è il fatto, ma che cosa poi ha fatto Luisa, gli ha fatto fare? Ha offerto queste sofferenze nella divina volontà. E qui Gesù spiega il tutto. Allora, numero uno, effetti di questa cosa. Arriverà luce, conoscenza e vita divina alle altre anime. Tu non mi vedi e io mi farò vedere nella fede. E tu stai male e io mi farò conoscere. Tu ti senti morire e gli altri ci avranno la vita divina. E poi le ha proprio mostrato le modalità. Allora, la mia volontà, tu hai fuso queste tue sofferenze alla mia volontà. Allora, innanzitutto è in cielo. E che cosa è successo? Che la tua pena armonizzata e con la mia volontà in cielo stesso armonizzava e col suo grido chiedeva alla Trinità anime. Poi che succede? La mia volontà scorre anche in tutti gli angeli santi e anche a loro queste pene chiedevano anime e quindi i santi si univano alla tua offerta e congiuntamente alla tua offerta pregavano Dio anime, anime, anime. Non basta, ecco l'effetto. La mia volontà scorre in tutte le creature e attraverso questa sofferenza io ho toccato tutti quanti i cuori, gridando a tutti: salvatevi, salvate. Cioè, ha fatto sentire nei cuori il richiamo della grazia che poi porta alla conversione. Questa è una qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Quindi, che dipende dall'aver offerto, dall'aver sofferto e offerto quella pena terribile nella divina volontà. Questo accade ogni volta che noi facciamo una cosa di questo genere. Ecco perché è così importante unire i nostri atti alla volontà divina. Perché se questo non lo faccio, che cosa succede? Che la mia sofferenza, che se la offro al Signore comunque ha un valore, ma ha il valore limitato di un atto di una creatura, tra l'altro imperfetto. E tra l'altro finito, e quindi gli effetti saranno molto limitati. Forse il Signore con una penitenza offerta con amore da una creatura, l'effetto sarà che prende un'anima, forse, e le tocca il cuore e gli manda questo piccolo richiamo, ma non infinite anime, perché un atto finito non può raggiungere l'infinità delle anime, non c'ha l'energia, non c'ha la forza, non c'ha la capacità. Ecco, questi sono concetti su cui bisogna tornare, perché sono concetti fondamentali, capite? Cioè, che ci aiutano evidentemente a fare attenzione e a non lasciare che i nostri atti, come dire, scorrano lontano dal divin volere, perché c'hai lo 0,1 contro i trilioni di triliardi, insomma, no? Cioè, è da folli. Ecco. E torniamo alla domanda che però Gesù ha fatto: ma chi si studia di conoscere il valore, il prezzo incalcolabile del mio volere? Ecco, ci raccordiamo quindi col primo brano che abbiamo detto, dove Gesù rimprovera Luisa e la esorta ad essere attenta e fedele nello scrivere. E Luisa dice: ma figurati chi se le va a leggere queste cose, chi gli andrà dietro? E Gesù dice: alt, numero uno, questo non sono affari tuoi, ma sono affari miei. Questo non sta a te, ma a me. Quindi quando nostro Signore ci dice di fare una cosa, oggi è la festa di Santa Rita, no? Da Cascia, oggi è il 22 di maggio. Se uno va a Cascia, si può vedere anche adesso, nonostante il terremoto, insomma, nel cortile del monastero, c'è tuttora oggi viva e vegeta e produce ancora frutti e vini che vengono portati niente po' di meno che al Papa in persona, in Vaticano. C'è una vite che è frutto dell'obbedienza, perché è appena entrata in monastero Santa Rita,
già molto adulta, e quindi fu provata nell'obbedienza e le fu chiesto di innaffiare un ramo secco che stava su un vaso. E lei l'ha fatta non per un giorno, non per 2 giorni, ma per un anno. E dopo un anno quel ramo è fiorito, è diventata quella vite, e da quell'anno, oh, sono passati secoli dalla morte di Santa Rita, ma continua a produrre frutti. E vino, che viene appunto portato al Papa proprio in ricordo di questo miracolo, no? Quindi, quando Dio ci dice di fare una cosa, e capiamo che dobbiamo fare una cosa, anche se noi, ma a che serve questo? A che serve? Non è domanda che ci compete. Non è domanda che ci compete. Basta che lo sa Dio a che serve, non dobbiamo saperlo noi. Ecco. Però poi spiega ogni scritto, ogni discorso, ogni cosa che tu fai per la mia volontà. Tu accendi un sole. Che una persona non voglia andare al mare a abbronzarsi, o che si tappi dentro casa e chiude le tapparelle, questi non sono affari tuoi, non sono neanche affari miei. Il sole comunque bisogna accenderlo e farà comunque del bene. Se poi qualcuno non gli interessa, ecco, il male sarà di chi non ne approfitta. Quindi indirettamente questa esortazione ci richiama anche all'attenzione dovuta alle grazie che il Signore ci fa. No, la meditazione di qualche tempo fa, me la ricordo, insomma, si chiama grazie non sprecate. Santa Rita oggi è la santa degli impossibili, fa un sacco di grazie, però una grazia che ci dà il Signore non dobbiamo sprecarla. Supponiamo che una persona chieda a Santa Rita la guarigione di un malato. Allora, se questo malato usa la salute per andare a fare un sacco di peccati e per dannarsi l'anima, è chiaro che quella è una grazia sprecata. Perché la salute che il Signore ti restituisce, se tu sei intelligente, la userai per condurre una grande vita santa, non una vita da gran peccatore che se ne va all'inferno. Altrimenti quella grazia che realmente ti ha ottenuto l'intercessione di Santa Rita è grazia sprecata. Anzi, talmente sprecata che forse era meglio manco ottenerla. Ed ecco che molte volte molti uomini si arrabbiano col Signore perché chiedono, 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 non ottengono quello che chiedono, non comprendendo che a volte il Signore certe grazie non le concede per una più grande misericordia. Perché anziché essere un bene, come a noi sembra, ma noi siamo piccoli e limitati, in realtà sarebbero un male. Ecco, quindi approfittare e non sprecare le grazie di Dio, anche tutto quanto questo ben di Dio. Cioè, c'è un sacco di gente che mi chiede anche a me, dice: ah, ma io non capisco un granché, ma se io non voglio far caso a queste cose, dico, liberissimo, cioè, non c'è sta nessun obbligo, cioè non sta scritto da nessun Dio a figli liberi, per cui se ne vuoi prescindere, prescindine, insomma. Certamente ti priverai, questo è un dato di fatto oggettivo, di tanti beni possibili, ma la nostra libertà su questo è sacrosanta e Dio non la viola. Questo l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò fino a esaurirmi la voce. Se c'è una cosa che Dio non farà e non fa mai, è la violazione della libertà di una creatura. Questo non lo fa, perché lui vuole figli e non schiavi. Gli schiavi li lascia ai servetti di Satana, che sono tutti quanti schiavi forzati. Lui vuole anime libere. Gli unici schiavi che c'ha nostro Signore, come dice San Luigi Monforte, sono gli schiavi d'amore, d'accordo? Che cioè sono coloro che si fanno schiavi per amore, come quelli che si fanno eunuchi, dice Gesù, per il regno di Dio. Ecco. Non è che sono, che si perdoni il termine, che hanno la castrazione chimica, d'accordo? Quindi sono resi nell'impossibilità, ma per amore di Dio sanno rinunciare a un bene, che è il bene del matrimonio, per un amore più grande, per una cosa più grande, che è appunto il celibato per il regno dei cieli. Ma è atto che si deve fare in piena e totale, sovrana, oserei dire, libertà. Ecco, e quindi Gesù prosegue nel secondo e centrale capitolo di oggi, che è fondamentalissimo. Ecco, dice: attenzione,
com'è un'anima figlia del mio volere, com'è un'anima amante. Qui si entra in una serie di cose. Gesù si mostra appunto sofferente sotto i colpi della flagellazione. Quindi, com'era Gesù flagellato? Umiliato, insanguinato, disonorato, torturato, disprezzato, sottovalutato, proprio massacrato, cioè che peggio non potevi fargli. E come ha reagito lui? Silenzio, pazienza. E abbracciare l'umiliazione e versare il sangue, offrendolo e basta. L'annientamento quasi fino alla polvere del mio essere. Cioè, dobbiamo pensare intensamente, abbiamo il grande dono delle ore della passione, cioè, dinanzi a queste cose, qui siamo tutti, dobbiamo stare tutti quanti zitti, dobbiamo fare silenzio generalizzato, ecco, mi viene in mente. Quando i calciatori segnano e provocano le tifoserie contrarie che si mettono il dito davanti al naso, dice silenzio adesso. Qui dobbiamo fare tutti silenzio. Dobbiamo fare silenzio e 10 minuti di vergogna. Come ci presentiamo davanti al nostro Signore noi? Cioè, con tutte quante le nostre spocchiette, le nostre gloriette, che guai a chi ci tocca, insomma, guai a chi ci offende, guai a chi non ci stima, guai a chi parla male di noi. D'accordo, guai a chi non ci asseconda, ecco, guai a chi non ci liscia, guai a chi ci contraddice, eccetera, eccetera. Ma con che faccia ci presentiamo davanti al nostro Signore? Il vero ritratto delle anime amanti, dice Gesù, tutto deve tacere in loro e intorno a loro. Attenzione a questa frase che dice Gesù. Stima, gloria, piaceri, onori, grandezze, volontà, creature. Adesso ci torniamo, una per una. E se le avesse, deve essere come sordo e come se niente vedesse. Supponiamo, che ne so, un vescovo. Pure i vescovi, beati loro se riusciranno a vivere nella divina volontà. Un vescovo è chiaro che è una persona che ha un onore oggettivo nella Chiesa Cattolica, ha una grandezza oggettiva. No? Ma deve viverla come se non ce l'avesse, in stato di totale distacco. Questo è più difficile. Se qualcuno ha buona stima ed è una cosa buona, insomma, in giro, buona fama per il bene di cui si è insignito e che si è meritato, deve tenerne conto zero. Se il Signore ci concede anche in questa vita dei momenti di relax, di distensione, qualche piccolo piacere lecito, cose di questo genere, prendilo, ma non ti ci attaccare, come se non l'avessi. Creature, sappiamo quanto è importante il distacco da tutte quante le creature, però non tutti abbiamo la vocazione a diventare eremiti, d'accordo? O certosini, come ho detto in altre circostanze. Viviamo in mezzo in un contesto sociale, viviamo delle persone, anche delle persone care, anche delle persone vicine, ma come se non ce l'avessimo. Queste sono operazioni interiori, sono le operazioni più grandi della Divina Volontà. Attenzione, quelle su cui dobbiamo essere sommamente vigilanti, altrimenti sono tutte chiacchiere. La Divina Volontà non ha niente di esteriore e non consiste solo nel fare l'atto preventivo, l'atto di fusione, gli atti attuali, sono cose importantissime, ma deve arrivare a plasmare l'interiorità della persona, come già San Luigi raccomandava della devozione alla Madonna, di non rimanere solo sul piano esteriore, la consacrazione, il Magnificat, le catenelle, tutte queste cose qui, perché se non ti si plasma l'interno, non ha avuto il fine per cui è stata pensata la vera devozione alla Madonna, che è una grande santità. La Divina Volontà ci plasma l'interno e fa in modo che tutto l'interno, che Dio solo vede, sia a Lui gradito. Gli uomini su questo punto qui non ci entrano, ma io ritengo, a mio avviso, che questo sia un'operazione
uno dei punti in assoluto più importanti della vita nella divina volontà. Imparare a vivere ininterrottamente sotto lo sguardo di Dio. Tu te lo devi dire se ci tieni alla stima, se cerchi la gloria, se sei attaccato ai piaceri, se vuoi gli onori, se vuoi le grandezze, se hai volontà tua, d'accordo, che imponi e non sei capace di cedere, ecco, di essere remissivo, di uniformarti ai voleri del prossimo, ecco. Di lasciare che non ti si fili nessuno e che vada avanti solo quello che pensano gli altri, o se sei attaccato alle creature. Queste cose Dio le vede e noi dobbiamo chiedere al Signore che ce le faccia vedere. Alla tua luce vediamo la luce, si legge in un salmo. E se dovessimo vedere qualcosa che non va, bisogna mettere mano all'aratro e correggerle. Se alle creature sono attaccato, mi devo distaccare, chiunque esse siano, lo devo fare. E se sputo sangue e soffro, quello non fa niente, bisogna farlo. Se ho la mia volontà prepotente, preponderante, la devo mortificare, devo imparare a mettermela sotto i piedi. Se ho le manie di grandezze, devo chiedere al Signore che mi faccia fare un po' di bagni di umiltà. Se mi piacciono gli onori, devo rinunciarci. Devo preferire di stare sempre nascosto, devo preferire di non mettermi in mostra per nessun motivo, per quanto qua, stessa cosa vale per la gloria, per la vanagloria. Se sono troppo attaccato ai piaceri, me ne devo privare. Il senso della mortificazione cristiana è anche questo, cioè qualunque cosa, anche bella che ho, o in un certo periodo, me ne privo. Me ne privo perché non devo essere attaccato. Perché se un giorno il Signore mi dicesse con questo basta, con questo basta. Senza nessun problema. Ma è quella cosa che mi piace tanto, ma è quel divertimento che mi piace tanto, ma è quel. Se Dio vuole va bene, ma se Dio non dovesse volere, si stacca subito la spina, seduta stante. E questo non si improvvisa. Quindi bisogna esercitarsi, eccetera. Un'anima amante è un'anima paziente, che cerca la gloria di Gesù, che cerca la stima di Gesù. A me interessa quello che lui apprezzi, quello che faccio, non che lo apprezzino gli uomini. E che fa entrare in sé le pene di Gesù. E in tutto ciò che fa, che pensa, che ama, non sarà altro che amore, il quale avrà una. Ecco, solo col mio mi chiederà anima. Qui stiamo alla vita nella divina volontà matura, quindi solida, ecco, adulta, come si usa, soda, ecco, non chiacchierata, perché le chiacchiere siamo capaci tutti quanti a farle, ma giovano a poco. I fatti questi grossi, quelli che vede Dio solo e che dobbiamo imparare a fare davanti a Lui, e questi sono quelli veramente importanti, sono quelli che hanno caratterizzato la vita della Madonna e di Gesù, evidentemente, sulla terra, che devono caratterizzare anche la nostra, se vogliamo vivere in questo regno di cielo. Che la Divina Volontà sia benedetta, o Santa Vergine Maria, che sia benedetta quella che è stata la tua vita e che desideriamo che diventi la nostra. Ecco, fa che nel nostro cuore apprezziamo profondamente, con gratitudine, il prezzo incalcolabile, il valore incommensurabile del Divin Volere, imparando a vivere ad operare in esso e facendo tesoro di tutto quello che il Signore ci ha manifestato, testimoniandolo nel nostro piccolo e soprattutto giungendo
al centro del nostro cuore, ecco, dove la conformità piena alla divina volontà e la nostra tensione per raggiungerla, conosciuta da Dio solo, si vive e si manifesta. Ecco, ed è il luogo dove veramente la nostra volontà umana può e deve incontrarsi, se vuole vivere in questo mondo, con quella divina. Ecco, in questo viaggio, che è un viaggio doloroso, un viaggio molto doloroso, ma che produce frutti straordinari, ecco, di grazia qui e di gloria in cielo, accompagnaci tenendoci sotto il tuo manto e per mano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat ave Maria.